Benvenuti nuovamente qui su MTI, io sono M e oggi altra puntata sul Giappone con un ospite molto particolare, Antonio Moscatello. Ma prima di passare a che cosa mi ha raccontato, devo dire due cose. La prima è ovviamente tutti i miei social, iscrivetevi a questo canale YouTube, attivate la campanellina, mettete mi piace a questo video, commentate e condividete. La seconda, purtroppo mi devo scusare, problemi tecnici. Dopo che avevo già fatto tutti i livelli, avevo già messo a posto la connessione, Skype ovviamente è saltato, l'ho dovuto riavviare e nel riavvio si è reinstallato e ha mandato a scatafascio tutti i miei livelli audio del computer. Ma Antonio lo riuscirete a sentire benissimo, quindi anche se non sentite la mia voce va benissimo e noi passiamo direttamente... Eccoci arrivati con un giornalista che io ho l'onore di intervistare, tra virgolette, oggi, perché sarà più una chiacchierata dal suo lato. Lui è Antonio Moscatello, corrispondente dal Giappone per Asca News, se non sbaglio, giusto? Ciao, sì, corrispondente di Asca News, però ti devo correggere. Oh, dimmi. Non oserei mai sapere nulla di più di Casolino in qualunque quindi perfetto. È una gara già persa. Ok, ci sta anche questo, in effetti, ci sta anche questo. E, come dicevo, sei anche uno scrittore, fra l'altro, hai scritto anche dei libri sul Giappone. Eh sì, ho diverse perversioni. Ok, dopo magari ce ne fai vedere qualcheduno, ci dici i titoli che gli vanno a trovare. Uno l'ho preso, te lo dico, in versione ebook su Amazon, quando era proprio adottato un prezzo stracciato, l'ho preso, ho detto, ho iniziato i primi capitoli. Comunque, prima di passare a quello, parliamo appunto del Giappone. Il Giappone, perché sono molto interessato, visto che nei primi mesi di quest'anno, come sono stato in Giappone, poi tu hai anche narrato il mio rientro clamoroso da quel paese, volevo appunto che tu ci dessi la tua opinione di questo Giappone, di come lo vedi, di come ci hai vissuto e soprattutto di come ci sei arrivato anche in Giappone. Allora, facciamole una alla volta, come lo vedo ora o come lo vedevo allora? Ma partiamo da ora, così ci togliamo il dente. In questo momento, sai, di pandemia, di Covid, eccetera, alla fin fine mi sembra che il Giappone l'abbia spangata finora abbastanza bene, piuttosto bene. E qualcuno dice che ha potuto accedere a piene mani a quel fattore C, che non guasta mai. Qualcun altro dice no, ma sapete, nella cultura giapponese c'è già insita la mascherina, nascono con la mascherina, sono abituati a non abbracciarsi, a non baciarsi, a non toccarsi, eccetera, eccetera. E può essere, insomma, però probabilmente questi non hanno mai visto una rush hour a Tokyo, quando si sputazzano e si scatarrano tutti assieme allegramente nella metropolitana, quindi... Diciamo, io propenderei piuttosto per un'altra spiegazione, che è una certa tempestività che hanno avuto nell'affrontare il problema attraverso la caccia ai cluster, ai focolai all'inizio. Sono stati bravi, diciamo, a mettere in campo questa cosa. Poi un certo fattore C ha sicuramente aiutato, qualche elemento culturale ci sta pure, perché poi hanno una tradizione di contrasto alle epidemie abbastanza spiccata, storicamente consolidata, quindi ci sta un po' tutto questo. E ci siamo tolti il dente, adesso scordiamoci il Covid per qualche minuto. Io sono arrivato in Giappone per errore, non che abbia sbagliato portello dell'aereo, per cui mi sono ritrovato in Giappone, magari volevo andare nelle isole tropicali a bere succhi di frutta sulla spiaggia. No, è capitato per errore, perché quando ho finito, diciamo, quando ho fatto la mia maturità classica, volevo studiare il cinese. Mi piaceva l'idea di andare in Cina, studiare la Cina, ero appassionato di Cina. Se non che io mi sono diplomato nel 1989, che è un anno, diciamo, un po' particolare, è l'anno della Tiananmen, per cui pensai,
Ma sarà un po' complicato andare in Giappone, in Cina, andare in Cina così, in queste condizioni. E quindi dissi, ma quasi quasi studio il giapponese, che tanto si somigliano, sono lingue quasi uguali. Non avevo capito un cavolo, non ne sapevo nulla, no? Sono completamente diverse, però alla fine mi sono ritrovato a studiare il giapponese, mi è piaciuto. Sono stato in Giappone la prima volta rocambolescamente nel 1992. Però, dico, c'è cioè, bel po' di tempo fa, io ero bambino all'epoca, Ah, quindi. beh, fu un'esperienza molto divertente, perché ci andai io con tre mie compagne d'università, una delle quali era la mia ragazza dell'epoca, quindi l'unico maschietto del gruppo. Ce la vedemmo bene, perché restammo senza casa dopo un paio di giorni e dovemmo fare un pochino, cioè, trovare le sistemazioni di fortuna che potevamo trovare, insomma, avemmo. Tra l'altro mi immagino che era un Giappone totalmente diverso da quello Un di Giappone oggi. spettacolare, cioè era, diciamo che era già esplosa la bolla economica, ma non se n'era accorto nessuno, per cui era un Giappone ancora nel pieno dell'onda della bubble economy, un Giappone, una Tokyo che sembrava, non so, la Swinging London degli anni 60, era musica dappertutto, non, diciamo, era una città in cui non si dormiva un istante. Era all'apice era ancora il momento in cui gli americani credevano che i giapponesi li stessero per sopravanzare da un punto di vista economico, e il Giappone era pieno di orgoglio, anche di una certa hubris, di una certa arroganza nei confronti degli stranieri, però era anche molto recettivo, direi, molto recettivo. Quindi Guarda, ti invidio questa esperienza. Cioè, io ci sono arrivato quasi 20 anni dopo rispetto a te, quindi quei 17, 16-17 anni dopo, e ho visto un Giappone totalmente diverso. Però nei primi anni 90 vedo dei video ogni tanto, mi ricordo quello che fecero Susie Blady e Patrizio Roversi per la Rai all'epoca in Turisti per caso, e io veramente ti invidio quell'esperienza perché deve essere stato un Giappone quasi alieno, quasi. Era un Giappone divertente, pieno di matti, gente proprio al limite del manicomio, ma era molto aperto, molto divertente, molto vibrante, ecco. Dopodiché io ci ritorno, perché faccio esperienza nel 92, ci ritorno nel 93-94 con una borsa di studio, e lì è stata un'altra esperienza fantastica, perché mi mandano, io dovevo andare, cioè speravo di andare a Tokyo, mi mandano a Sapporo, Bella un Sapporo, bella. freddo della Maiella, no, ma io venivo da Napoli, lì faceva un freddo cane, e ci arrivo in autunno, quindi alla prima neve vado in completa depressione. In realtà Sapporo è stata forse l'esperienza più bella della mia vita, ci ne sono stato meravigliosamente. Io ho fatto la mia tesi di laurea sull'Hokkaido. È stata una bellissima, bellissima esperienza. Anche lì, Sapporo è una piccola Tokyo, perché Sapporo, l'Hokkaido è stato colonizzato con la restaurazione Meiji. Prima c'era qualche colono, e in realtà gli Ainu in Hokkaido, non era Giappone, ecco, fino alla restaurazione Meiji non era veramente Era Giappone. un po' terra di nessuno da quello che ho visto. Io ci sono stato un anno e mezzo fa, più o meno. È la E conquista sì. dei giapponesi, no, la conquista del West giapponese è stata la colonizzazione dell'Hokkaido, la Kaitaku. Hokkaido, anzi, il nome stesso Hokkaido è un nome di epoca Meiji. Prima si chiamava Ezo, ed Ezo si chiamavano gli abitanti di Hokkaido, che erano gli Ezo, erano quelli che oggi conosciamo come Ainu. Quindi ed è un mondo particolare, perché in Hokkaido sono arrivati un pochino da tutto il Giappone. Infatti in Hokkaido trovi delle strani, diciamo, strani toponimi, tipo Shin Osaka, la nuova Osaka, no? Adesso non ricordo se l'altra era oddio, Kita Hiroshima, Hai la detto a Kita Hiroshima Hiroshima? del Nord, eh? Sì, no, me lo ricordo, l'ho letto sulle mappe, è vero, sì. E quindi ti ritrovi in un posto dove la gente è straniera tutta, non sei straniero solo tu. Da un punto di vista, ecco, simbolico, non hanno una tradizione consolidata come quella del Kansai,
che so, il Castera a Nagasaki, cioè hanno la loro storia, sono degli sradicati anche loro, nascono sradicati anche loro. Per cui lì io ho trovato un tipo di giapponesi diverso da quello che ho trovato a Tokyo. Ho trovato un tipo di giapponesi ancora più aperti all'accoglienza, al cambiamento, ancora più gentili, ancora più disposti ad aiutare. Sapporo è stata questa esperienza per me. Adesso non so se sia ancora così, però è stato questo, insomma. Quindi nel 93-94 faccio la mia seconda tornata in Giappone, poi me ne torno in Italia. E rientro in Giappone nel 2001-2002, quindi vedo un altro Giappone ancora. Dopo 5-6 anni è cambiato particolarmente, 7 anni è cambiato. Sì, perché è finito il periodo della bubble economy, diciamo, perché quello che rimaneva della bubble economy, ormai il Giappone aveva introiettato la crisi asiatica, tutto il periodo della deflazione, quindi quel sogno, diciamo, di egemonia, di raggiungere gli americani, eccetera, era passato. Un Giappone meno ottimista, però ancora piuttosto divertente, direi. Era abbastanza. Anche lì Tokyo, in quel caso sono stato a Tokyo, ecco, principalmente a Tokyo, e ci sono tornato da giornalista, quindi i primi anni li ho fatti da studente. Poi sono tornato da giornalista a lavorarci. Esperienza anche questa molto molto bella, facile lavorare in Giappone, devo dire. All'epoca era abbastanza semplice, vedo oggi è un po' diverso, è cambiato un pochino il rapporto con la stampa, anche con la stampa straniera. All'epoca, tutto sommato, secondo me si lavorava abbastanza bene rispetto ad altri paesi, vi compresa l'Italia. Era un Giappone, ecco, già meno aperto, già meno vivace, in cui qualche segno di crisi, qualche cosa si percepiva. Stiamo parlando comunque di un paese ancora che era ancora allora la seconda economia del mondo. Adesso è la Oggi è terza, poi non è che cambia. cambiato relativamente poco, però è un paese sicuramente molto più statico. È un paese molto statico, che non riesce a portare a termine riforme, che sta perdendo gradualmente il suo sistema di protezione anche, diciamo, militare, anche di sicurezza, perché gli americani, al di là di Trump, che Trump vinca o perda, non hanno più la presa che avevano fino agli anni 80-90 sull'Asia orientale, sono meno presenti, sono meno decisivi. Sono meno decisivi di un tempo. Oggi la Cina è una potenza assertiva, una potenza che esiste davvero nella regione. Quindi il Giappone è in una fase un pochino di transizione in cui deve capire che assetto prendere, che assetto dare alla sua politica estera, se si deve armare, se non si deve armare, se deve ancora affidarsi agli americani, se deve farsi una sua politica estera, una sua politica di difesa. Insomma, è un momento abbastanza particolare questo qui del Giappone e io ci sono tornato perché poi ho avuto un periodo lungo di assenza dal Giappone, perché 2000, diciamo che sono tornato nel 2002, ho fatto altri giri molto brevi per fare inchieste o lavori del genere, è un viaggio una volta, sai, una volta nel 2007, poi nel 2012. Nel 2012 sono andato solo per l'inchiesta sui rapimenti di giapponesi da parte di nordcoreani, quindi è stata una brevissima permanenza e sono tornato in maniera più consistente tra il 2018 e il 2019 e adesso, diciamo, Covid permettendo, si spera che nei prossimi anni sarà più intenso, diciamo. I viaggi in Giappone saranno più intensi, non solo le permanenze, ma i viaggi in Giappone dovrebbero essere un pochino più frequenti. No, guarda, di sicuro hai raccontato un Giappone che avrei voluto vedere, come ho detto prima, e una situazione attuale che io vedo abbastanza instabile per il Giappone, cioè è un momento critico nell'Asia perché da quello che vedo, tipo in Vietnam, Filippine, Thailandia, vedono ancora il Giappone come un qualche cosa a cui ispirarsi. E
E quindi c'è molto del Giappone in quegli stati emergenti. Però adesso c'è la Corea del Sud, la Cina soprattutto che sta facendo tantissima pressione, quindi non so che cosa succederà. Io lo dico questo del Giappone che ha una forte influenza perché l'ho visto nei ragazzi che ho conosciuto del Vietnam quando ero lì in Giappone, o comunque anche dalle produzioni televisive che fanno in Asia, che sono molto... riprendono molto le cose giapponesi, quindi è molto interessante da quel punto di vista. Parliamoci chiaro, anche quello che fa la Corea del Sud, tutto sommato, no? Il K-pop, se tu ascolti il J-pop di un decennio fa, capisci la radice da dove viene. Sì. I drama coreani sono, diciamo, hanno come papà e mamme i drama giapponesi degli anni 90, quindi. E il Giappone ha costituito spesso una matrice in Asia orientale proprio per questo ruolo di, non dico di anticina, ma comunque di contraltare della Cina. Cioè, questo parlo del XIX e XX secolo, ecco, in generale è stato così. Anche la stessa Cina, nel momento in cui già dopo che il Giappone ha vinto la guerra russo-giapponese, parliamo dei primi anni del Novecento, 1904, 1905, sconfiggendo la Russia, il Giappone diventa un modello per tutti i militanti, i combattenti anticolonialisti, antiimperialisti che orbitavano nei vari paesi dell'Asia, dall'India fino alla stessa Cina. Prima di diventare un paese colonialista a sua volta, il Giappone è un simbolo della possibilità asiatica di emendarsi dall'imperialismo. Per cui oggi come oggi il Giappone potrebbe assumere ancora una volta il ruolo di come posso dire, di modello alternativo a quello cinese, per esempio, che è un modello più autoritario, un modello più e che è un modello autoritario che la Cina sta cercando in maniera culturalista, usando le forze militari, perché non è nella cultura cinese, No, ma in maniera culturalista è un modello che cerca di imporre al mondo, si propone nel mondo. Questa crisi del Covid un pochino ci ha dato un assaggio di questa cosa, cioè la Cina, che è il luogo dove è iniziato il Covid, dove è partita la proliferazione di questo virus, a un certo punto tra marzo e aprile era diventato il modello le autorità cinesi cercavano di proporre questo modello, e l'OMS, che è, come sappiamo, ha una cinghia di missione forte in questo momento con la Cina, in questo senso era. eccoci, allora, piccolissimo problema tecnico, l'abbiamo risolto e ricominciamo sulla Cina e l'OMS a questo punto. Eh sì, dicevo, la Cina durante il Covid, la crisi Covid, si è proposta come modello anche attraverso l'OMS, che ha una cinghia di trasmissione abbastanza stretta con la Cina in questa fase storica, e quindi si è proposta come modello in maniera abbastanza, come posso, decisa. Noi stessi italiani abbiamo spesso parlato di modello Wuhan per il nostro lockdown e così via. Di modello Giappone e addirittura il modello Sud Corea. Il modello Sud Corea l'abbiamo un pochino, se ne è parlato un po', ma in maniera completamente stravolta rispetto a quello che Alla effettivamente realtà, sì. hanno effettivamente realizzato in Corea del Sud per mettere sotto controllo il Covid. Quindi il Giappone potrebbe ancora proporsi come modello alternativo alla Cina. Però il punto è questa classe dirigente giapponese, è una classe dirigente sostanzialmente vecchia, vincolata a parole d'ordine che ormai sono dell'immediato dopoguerra. Io ho qualche difficoltà a pensare che abbia, ecco, una capacità anche riformatrice di cercare di adottare modelli nuovi, di lanciarsi su sfide nuove. Sono
abbastanza tristanzuoli questi Guarda, leader, questi politici giapponesi di oggi. ti dico la mia impressione, che ho visto sia studiando che comunque stando in ufficio giapponese. Io li ho visti arretrati, ma proprio di mentalità. E questo mi ha un attimo colpito, perché io li ho sempre visti, soprattutto abituato agli anni 90, primi anni 2000, essere avanti. Ma delle aziende che oggi ti propongono il fax come metodo di comunicazione principale per l'invio di certi documenti, io li guardo e dico, scusa, ma stiamo scherzando? Oppure devi fargli la carta bollata in un certo modo per... Insomma, io ci sono rimasto un attimo e dico, ma se questo è il Giappone... Noi italiani siamo quasi più avanti addirittura con certe cose, quindi... Sì, però sai, quello mi spaventa un po' meno, perché in fondo il Giappone da sempre culturalmente ha questa abitudine a non buttare via nulla, cioè noi troviamo, adottiamo una nuova tecnologia e buttiamo via quella vecchia, no? Chi di noi oggi si sognerebbe ancora di scrivere di lavorare su DOS, Sì, cioè il anche programma. se esiste ancora il Fortran, quindi vabbè, comunque. Adesso io l'ho sparata così, di lavorare, non so, su un'Amiga 600, Sì, sì, un'Amiga sì. 500, non credo lo farebbe più nessuno. Non escludo che un giapponese invece lo farebbe. D'altronde, le grandi tradizioni artigianali giapponesi, i tesori del Giappone, quello che fa la spada con questa, non li avremmo se non ci fosse questo approccio, ecco, a non buttare via nulla della tradizione. Diciamo, forse il fax se lo potrebbero pure risparmiare a questo punto, e ho letto che diciamo, ultimamente si cominciano nella pubblica amministrazione cominciano a superare il fax. Sì. Sarà un processo, però magari insomma non è del tutto sbagliato non abbandonare completamente una tecnologia. Beh, quando supereranno anche l'Anco, allora lì saremo avanti. Ma l'anco è così pittoresco, su, ma L'Anco, perché mai abbandonare l'anco? Lo sa il timbrino, il è il timbrino. timbro che devi mettere su tutti i documenti e via. Io mi ricordo che mi hanno consigliato. Prendi il timbrino, ma ne devi prendere uno particolare, difficile, quando vai in banca a registrarti, perché poi lo devi usare solo lì, altrimenti ti fregano i soldi. Io te posso dire che non l'ho mai usato, eppure avevo il conto in banca. Mi sono trovato io probabilmente le banche avanzate, No, ma perché adesso alcune mi hanno detto che accettano anche la firma, semplicemente, senza il timbro, quindi è un'evoluzione anche questa. Guarda, visto che stiamo già parlando da... guarda, Marco, io ti direi una cosa. Uno, quando va in Giappone, un consiglio agli amici che ci vedono e che avranno presto la prima esperienza in Giappone, chi ci è andato già lo sa. Bisogna fare il Gaijin per non andare alla guerra. Questo è il coso, cioè, Verissimo. anche se capite, fate finta di non capire. È uno strumento utilissimo. A quel punto cercheranno in qualche modo di agevolare. Non date l'idea di aver capito troppo, perché se date quest'idea è Io finita, si alza un muro immediatamente. infatti, guarda, apro questa parentesi prima di chiederti alcuni aneddoti dal Giappone delle tue esperienze. Te ne racconto uno mio. Quando davanti a casa che avevo la sporta della lavasciuga. Che era lì dietro a casa mia, stavo rientrando e mi ferma il pulotto di quartiere chiedendomi chi fossi, cosa facessi, i miei documenti e tutto quanto. Ovviamente io avevo solo le chiavi di casa e la sporta della biancheria e io l'ho guardato e gli ho detto: guarda, devi parlare in inglese perché io non ti capisco. Subito proprio sono partito così. E poi lui mi ha chiesto il passaporto, guarda, ce l'ho dentro, ma che cos'è questo? Poi mi ha fatto compilare il suo foglio chiedendomi che cosa facessi, perché vivessi lì e via dicendo. Poi lui alla fine ha capito che comunque io ero disponibile, si è preso su e è andato via. Però sì, ho fatto proprio finta di non capire nulla di quello che stava Guarda, ne succedendo. do io un'altra molto carina. Eravamo l'anno scorso, verso primavera, si faceva stranamente freddo, era aprile e nevicava. Eravamo vicino Fukushima, ma proprio a ridosso della zona rossa, in un tempio buddista, nel recinto di un tempio buddista, e dovevamo fare alcune riprese con il mio amico Giuseppe Bassi, che è un contrabbassista jazz. E lui doveva suonare col contrabbasso dentro questo. Ovviamente non avevamo chiesto il permesso a nessuno. Stavamo
Stavamo lì, come, no, non era un tempio buddista, ma un santuario Shinto. Giuseppe arriva con questo col contrabbasso, che è un cosone bello pesante, lo apre, si mette lì e comincia come dire, a pizzicare le corde. Arriva un poliziotto bello piantato, tutto, diciamo, affannato, corre verso di noi. No, 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 facendo con le mani così. E Giuseppe con un candore, è stato fantastico. Lo guarda e gli sorride: picture, picture, selfie, selfie, selfie. Si fanno le foto assieme. Poi il poliziotto si toglie il cappello, se ne va e lui continua a fare. È così. Cioè, il Giappone bisogna affrontarlo, secondo me, così. Se, a meno che non, con una cintura, non stai con una cintura esplosiva e ti stai lanciando contro il Kantei. È molto facile che se tu fai, diciamo, il gaijin che non capisce, passi ovunque, anche dove qualunque giapponese non potrebbe mai Mi è entrare, capitato qualche volta. magari stanze private dell'imperatore, ecco. Adesso lì no, però qualche volta, essendo gaijin, mi hanno concesso di fare cose che gli altri giapponesi probabilmente non erano. Comunque, Non avrebbero. dai, sei proprio un'ultima cosa, un'ultima chicca che vuoi raccontare dopo. Io comunque diciamo che abbiamo già parlato tanto, magari in futuro faremo qualche cos'altro, però racconta, racconta, sono qua. Ma vuoi un piccolo aneddoto anni 90? Ma sì, dai, visto che abbiamo Allora, parlato. raccontarla in brevissimo. Come ti ho detto, ero io con queste mie colleghe di università, amiche, appena arrivati in Giappone, eravamo al secondo anno di giapponese, praticamente parlavamo pochissimo il giapponese. Più di me di sicuro, comunque. No, guarda, veramente eravamo. Ci ritrovammo senza casa e cominciammo a cercare. E co come cerchi? Prendi, credo che fosse il Japan Times oppure comunque un giornale in inglese e cominci a guardare gli annunci. E cominciamo a girare gli annunci, a far telefonate in inglese, un po' in inglese rimasticato, un po' in giapponese, prendiamo gli appuntamenti e arriviamo in un po', mi ricordo il posto dove era, di Tokyo, prendiamo appuntamento con un tizio. E lo aspettiamo davanti alla stazione. A un certo punto vedo a distanza uno con i capelli lunghi, con le, sai, Le vestito bretelle? con 80, no? Con una specie di canottiera nera e blu, dei pantaloncini rossi, praticamente che si vedeva gran parte delle chiappe, una roba inguardabile, e gli zoccoloni ai piedi, con una serie di catene, eccetera, che corre verso di noi. E io dico, guardate che secondo me noi abbiamo appuntamento con questo. Questo arriva non sapendo bene cosa dirci, perché non parlava inglese e noi non parlavamo già. Ci dice questa frase meravigliosa, ci guarda con lo sguardo furbo e ci dice: Tokyo is very, very expensive. E noi ci guardiamo e scoppiamo a ridere e lo seguiamo, ci porta in questo cimitero di lavatrici, cioè era uno spiazzo completamente aperto all'interno della città, in cui ci stavano tante lavatrici, elettrodomestici buttati, nuovi, però buttati. Attraversiamo questo cimitero e proprio in mezzo c'era rimasta questa casetta alla giapponese di due piani. Ce No. l'ha, non affittarla, ce la apre e mentre noi entriamo vediamo un occidentale praticamente completamente nudo, solo in mutande, che stava mangiando da un'orrenda sportina. Lui ci dice, lui is going, Se ne ci andrà, ok. is going, is going, is going, anzi, continuava a ripetere e ci mostra questa casa a un prezzo che non ti dico, un prezzo cioè, inarrivabile, una roba pazzesca, costosissimo. Vabbè, gli affitti col boom economico erano delle cifre assurde. Erano delle cifre assurde, sì, erano assurde. E lo guardiamo dicendo, scappiamo da qua, è una banda di pazzi, e gli diciamo, guarda, ti richiamiamo oggi, sta ancora aspettando, perché non saprei neanche ritornarci in quel posto, detto francamente, e probabilmente non Non è c'è più più. tempo. Sì, no, io guarda, visto com'è cambiata Tokyo negli ultimi 10-11 anni che l'ho vista, è una cosa incredibile. Quindi
non oso pensare come fosse negli anni 90, quindi. Guarda, noi trovammo casa, poi dunque eravamo sulla, diciamo, una traversina alle Meggidori, l'ho ritrovata nel 2019, sono andato a cercare la casetta Mi dove... ricordo che hai pubblicato la foto, sì. L'ho ritrovata, l'ho ritrovata. Era praticamente sulla Meiji-dori, Harajuku, la zona di Harajuku. Scusa, Sendagaya, Sendagaya è la zona, non specificamente Harajuku, ma Sendagaya. Questa casettina la prendiamo, c'era di lato sulla destra uno spiazzo grosso aperto. A un certo punto cominciamo a vedere Mori Building, non mi ricordo se era Mori Building o qualche altra società di costruzioni. Vediamo che arriva tutti questi militari più che operai. Praticamente in 3 settimane quella casa era all'ombra di un grattacielo che non esisteva quando noi avevamo preso. 3 settimane ci hanno Sì, messo. ma guarda, mi è Tutto se... capitato. Quanto tempo abbiamo messo noi a fare la stazione Tiburtina a Roma? Guarda, a me è capitato in Cina di vedere cose simili. Quindi vicino all'hotel dove stavo, palazzi che sono cresciuti nel giro di pochissimo e via. Quindi ho avuto la sfortuna di vedere quella cosa lì in Cina. Comunque, Antonio, io ti ringrazio, hai fatto degli aneddoti bellissimi, hai raccontato la tua esperienza e magari ci vediamo alla prossima puntata o in Molto. futuro, ok? Grazie. Ah, poi, visto che lo chiederanno di sicuro, il nome del tuo libro e dove lo si può trovare. Allora, l'ultimo è forse non tutti sanno che è in Giappone, e della Newton Compton, ma si trova un po' ovunque. Sì, come dicevo, si trova anche su Amazon. Amazon, librerie fisiche per chi Sì, ama, sì. si trova un po' ovunque. Va bene, grazie di nuovo e alla prossima. A tutti gli altri, mettete mi piace, iscrivetevi, la campanellina, tutte quelle cose lì e ci rivediamo alla prossima. Ciao! Ciao!